Benvenuti in un nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi sarà l'appuntamento mensile dei prodotti terminati. Veramente ho terminato tantissimi prodotti, guardo qui perché qui ho la scatola. Io ero convinta che questo mese non avevo finito niente di che, perché essendo che c'erano le feste, allora avevo mangiato pure un pochino più pulito, quindi non sono andata a prendere tipo cose confezionate e quindi ho detto vabbè, questo mese non ho finito niente. Sono andata a vedere la scatola era pienissima, infatti ho fatto cosa? Infatti, quindi volevo dire un'altra cosa, mi raccomando di iscrivervi al canale, attivate la campanella altrimenti siete molto cattivi e mettete un pollice in su. Inizio subito perché altrimenti qui non finiamo più e questo è anche l'ultimo video dell'anno, perché questo video uscirà il 31 dicembre, quindi vi do i miei auguri per l'anno nuovo 2019, che vi porterò con me anche a Capodanno e il primo dell'anno. Iniziamo subito la scatola qui. La prima cosa che vedo è un paccone di cornflakes. Questo qui è il marchio Tremolini e l'ho comprato all'Eurospin. Mi metto di così vedete meglio. Sono questi qui, all'interno escono due confezioni e costano su 1,70 euro o 2 euro per là. Comunque vi posso dire che se li trovate acquistateli perché sono davvero molto buoni. Sinceramente non hanno nulla da invidiare a quelli originali. Mi sono piaciuti, sono semplici fiocchi di mais, ottimi macros, quindi io già li ho ricomprati. Poi, passando sempre ai cereali, sì, ho avuto un po' la fissa dei cereali. Ho voluto provare questo qui pagato 1,20 euro, marchio Sisa, e sono delle palline di cereale al cacao, a basso contenuto di grassi, bla 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 bla. Sinceramente, avevano degli ottimi valori nutrizionali e quindi ho detto vabbè sì, proviamo, soprattutto per quando mi viene un po' di languorino che mi mangerei qualcosa di buono, qualcosa di dolce, vado su loro e sto a posto, uno sgarro, rientro nei miei macro, però il mio senso di dolce è stato appagato. E devo dire che mi piacciono perché di solito questi cereali qui nel latte si... come si dice, aspettate, stavo dicendo in napoletano, invece parliamo italiano, nel latte questi qui tendono a spappolarsi oppure tipo pappa, a me queste cose non mi piacciono sinceramente, e invece questi qui rimangono croccanti anche nel latte caldo, quindi un pollice in su proprio per questo. Poi c'è chi può piacere questo tipo di cereale così, che io non come si dice? Comunque rimangono duri e tapposta. Provati. Poi un altro pacco che ho finito è questo. Qui non ve l'ho fatto mai vedere. Infatti, per come sapete, per chi ha appena aperto questo video, io ogni prodotto tipo barrette, queste cose qui, vi metto le foto, i valori nutrizionali e io vi faccio vedere solo i prodotti in novità che non vi ho fatto mai vedere. Chiusa parentesi. Allora, questo qui è il riso Ribe ed è del marchio Penny. Veramente mi trovo da Dio, è un chilo, no, sono 2 chili, costa davvero poco, ottimi valori. Se lo trovate prendetelo perché è anche molto buono e poi devo dire la verità, cuoce anche in fretta. Poi ho finito, rimanendo in tema pasta, ho finito questa qua della Divella pasta integrale fusilli. Eccola qui, oh. Anche con questa mi sono trovata davvero bene. Allora, per me il marchio per eccellenza per la pasta integrale è la Barilla, cioè ditemi quello che volete, io le adoro, tipo le farfalle. Però devo dire che anche lei era molto buona, poi costava sugli 80 centesimi e che fai, non la prendi, alla fine è pasta. E anche in questo video c'è un prodotto bocciato che fa letteralmente cagare. Protein Bread, cioè marchio Prozis. Questo qui sono tipo delle fette di pane, madonna mia che schifo, fanno davvero schifo, non le comprate. Ottimi valori, tutto quello che volete, ma infatti cioè, ho mangiato una fettina, non l'ho riuscita a finire, l'ho fatta mangiare i miei perché no, non c'è, veramente non se ne scendeva. Passiamo a qualcosa, anzi io rimarrei, no vabbè, cioè io vi faccio vedere
Da questo momento in poi è tutto Prozis. Allora, ho finito questa barretta dell'Optoline Whey cioccolato e caramello. Eccola qui, io. Allora, devo dire che per chi segue ed è sempre fedele con me, che si fida di me, ha già visto i vecchi video e avevo provato questa qui, anzi lo scorso video proprio, avevo provato questa qui gusto menta, cioccolato e menta, che faceva veramente schifo, ma veramente schifo. Invece io ho provato questa qua, cioccolato e caramello. Devo dire che alla fine disgusta un pochino, sono 53 grammi, disgusta un pochino. Però sinceramente alla fine è buona, quindi poi ha veramente delle bassissime calorie, cioè basta, mi do sui 100, sui 200, ma non superano i 300 calorie, e poi ha anche ottimi macro, quindi questa qui ve la consiglio. Pollice in su. Poi ho finito, no, queste sono uguali, no, ho finito della Melty, questa qui Peanut Butter Flower. Mamma mia, questa qui è una cosa eccezionale, sa proprio di burro d'arachide, buonissima questa, ragazzi, buonissima, mi sta venendo fame. Quest'altra qua invece è caramello, anche lei mi è piaciuta, poi se mi sbaglio vedrete tutte le foto perché veramente non mi ricordo, quindi non mi soffermo. Quindi questa qui al caramello, a caramello, sempre Melty, buona. Poi ho finito questo qui che sono delle spezie alla paprika, cioè è una spezia, questa qui è del Tiger e della paprika, ve la consiglio, paprika dolce, veramente veramente Tiger per le spezie, top, ah vabbè, cioè questa è l'amore, veramente buona, questa qui è un po' più cicciosetta, vi dico, perché se mi sbaglio c'è un po' di zucchero in più, ma whey protein e oats. Comunque questa qui ve la consiglio, questa qui è buonissima. Poi questo non mi è piaciuto, se non mi sbaglio. Questo qui, The Complete Cookie, Lenny e Loris. Eccolo qui, sono i due gemelli pazzi. E questo qui ha 16 grammi di proteine ed è un biscottone al burro d'arachidi. Ma se non mi sbaglio non mi è piaciuto. Lo saprete tra due secondi. Poi ho finito questo qui, sembrava la cioccolata calda, cioè buonissimo, Zero Shake Chocolate Flavor. Questo qui, lo metto qui che è meglio, questo qui è buonissimo, io ve li consiglio, sono 256 grammi ed hanno, allora, per 100 grammi hanno 40 calorie, 1,4 grammi di grassi, carboidrati 0,6, hanno 5,9 grammi di proteine. Quindi se vi bevete tutto questo avete su 10-12 grammi di proteine, davvero molto buono. Io ve lo consiglio. Metto a terra perché altrimenti faccio un mozzarella. Poi, ah, ma no, questi qua sono veramente buoni. Allora, eccoli. Ho finito questo apple muffin, questo qui è alla mela. Non mi è piaciuto perché sa troppo di cannella. Come sapete non ho un buonissimo rapporto con la cannella e quindi non lo ricomprerò questo qui alla mela, perché non sapeva di mela ma sapeva di chimico di cannella, e quindi amico queste cose no. Quindi questo qui non lo ricomprerò, sono sempre di Prozis, sono dei muffin proteici. E poi questo qui mi è piaciuto davvero tanto ed è questo qua gluten free muffin con le gocce di cioccolato. Mamma mia, questo penso che tra questo e quello là, ah ma c'è pure questo peanut butter, comunque tra quello cioccolato e questo qui io preferisco questo, è davvero buono. Poi andiamo quasi all'ultimo, vabbè. Cioè, io vi ho messo una confezione perché se vi volevo mettere
tutte le confezioni di questa marmellata qui, non ce ne usciamo più. In questo mese non so quanti barattoli di questa marmellata ho finito. Mi sono dovuta vendere quasi un rene per comprarmele, perché questa marmellata qui costa un botto, cioè sui 2 euro, 2,20 euro da me. Perché? Infatti quando sta in offerta io faccio veramente scorta e poi dopo un mese... Ma la marmellata che fine ha fatto? Comunque questa qui della Hero Light ai mirtilli. Devo dire che la mia preferita è quella ai frutti di bosco, quella a fragola, questa ai mirtilli, poi sinceramente quella là, qual è quella che non mi è piaciuta? Quella alla ciliegia, è un po' amara, un po' non lo so, no. La marmellata deve essere dolce, pure se non, sa, non c'è proprio zucchero a morire, sono queste qui, solo lo zucchero della frutta, però quella da ciliegia è troppo amara. Comunque questa qui ve le consiglio. Poi. Ma no, questa qui è la Barley Juice. Questa qui l'ha comprata mia sorella, perché io tengo quella lì al cioccolato fondente. E questa qui vi lascio il video, perché merita. Lei è innamorata, lei così... È buonissima! Ha fatto no no, ma mi fai l'ordine, mi fai scorte di queste? Sì. E quindi queste qui, Barlicious di Prozis, gusto cioccolato bianco. Cioè era un mix tra Lion, Mars, Magnum bianco. Io così, oh. Eppure il torroncino al cioccolato bianco della strega. Si presenta così, cioè sembra un Lion, però bianco. Quindi adesso... darà un morsetto e ci farà sapere. Tanto com'è? Buonissima. È la più buona che ho mai provato. Sembra il Magnum. Adoro. Sine di gnocchi, non so come farvela vedere. Comunque questa qui ha tre mulini. Allora, devo dire, sì, io tengo lo scotto qui, ci butto tutto, devo dire che questa qui di tre mulini, questi gnocchi, mi è piaciuto davvero tanto, infatti l'ho riacquistato, perché poi quando mi devo mangiare i gnocchi, o mi mando 500 grammi, o non me li mangio proprio. Comunque, togliamo questo fatto di essere un po' cicciona, ma... Volevo dirvi, questi gnocchi qui, se trovate tre, beh... Se trovate questi gnocchi dall'Eurospin, prendeteli perché sono davvero buoni. Sembra di mangiare un purè di patate. Cioè, è fatto proprio di patate, si sente proprio le patate. Pensate che io, una volta che l'acqua bolle, li buttate nell'acqua e un minuto, veramente un minuto, il tempo di metterli, dovete toglierli subito perché altrimenti si spappolano. Però cioè, davvero sono eccezionali. Infatti se le schiacciate sembra di mangiare un purè di patate. Per me i migliori sono quelli del Lidl, però non so poter andare al Lidl dal primo video, infatti voglio andare in queste feste, devo prendermi un po' 1 o 2 ore di tempo per andarci, perché mi so urge e non ho svuotato la spesa. Allora, eccola qui, sì, già l'avevo provata quando vi ho detto che quelle della Melty una già l'avevo provata, infatti ho doppia di peanut butter, ok? Poi ho un'altra, che è questa qui, ho sempre Prozis Melty Cookies and Cream. Anche questa, se non mi sbaglio, mi è piaciuta, però scusatemi, ma non mi ricordo proprio. Sempre di Prozis. Madonna mia, questa è eccezionale. Allora, questo è un brownie chocolate con peanut butter. I vecchi di questi qui, della Prozis Brownie, erano senza, cioè sopra non c'erano il peanut butter. Madonna mia, questo c'erano proprio i pezzettoni di arachidi, io così. What? Era proprio buona. Infatti l'hanno riformulata perché io mi ricordo che i vecchi non c'era. È eccezionale, ve la consiglio. Siamo agli ultimi tre prodottini. Allora abbiamo un altro caramel flower, penso che le melti ve le ho fatte vedere tutte, quindi ok. Cioè questa qui è eccezionale, l'abbiamo provata insieme. Questa qui è energy cake 100 grammi, questa qui è gusto tofu. Madonna mia, questa è buonissima, non mi soffermo perché per chi ha visto il vlog di Napoli ve l'ho fatta proprio vedere com'era, ha degli ottimi valori nutrizionali, c'ha sulle 500 calorie, però questa è buona quando fate un pranzo fuori casa, vi portate queste e avete tutto, almeno
sinceramente ve la consiglio, infatti farò scorta perché era davvero molto buona. E infine abbiamo questa Oatin Salted Caramel, questa anche mi è piaciuta. Queste qui non le fanno più su Prodis, c'è solo il pacco grande, non ho capito perché, io però se non mi sbaglio, cioè non le ho viste, sono sold out, però i pacchi grandi ci stanno, ma sinceramente comprarmi un pacco grande io voglio un po' provare di tutto, quindi questa qui devo un po' vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, mangiate tanto a Capodanno, primo dell'anno, perché poi ci sarà solo la Befana e poi dieta! Io sono la prima. E quindi nulla, io vi lascio un grande bacio, mi raccomando, mangiate tanto e noi ci vediamo a Capodanno. Ciao!